I veri protagonisti della settimana dell'ambiente Veneto promossa dalla Regione sono stati loro, centinaia di bambini e ragazzi che hanno potuto, grazie ad una cinquantina di visite guidate, vedere da vicino i siti dedicati alla tutela del rischio idrogeologico, alla gestione del patrimonio idrico e al recupero dei rifiuti. L'obiettivo delle iniziative, che hanno coinvolto dal 16 al 24 marzo scuole di ogni ordine e grado in tutto il territorio regionale, è stato rendere questi giovanissimi cittadini più consapevoli della strada ancora da percorrere per garantire al Veneto un futuro realmente ecosostenibile. I ragazzi di una scuola media di Verona, per esempio, hanno visitato una centrale idroelettrica della provincia di Padova, situata sul fiume Brenta, a Ponte di Carturo, una località del comune di San Giorgio in Bosco. Ci è arrivata questa comunicazione dall'ufficio scolastico, dove appunto ci dicevano che la Regione Veneto aveva organizzato all'interno della settimana dell'ambiente questa giornata. E ci sembrava interessante per i ragazzi che toccassero con mano, vedessero, ecco, le cose che noi già a scuola diciamo, ecco, anche perché fare didattica non è solo stare in classe, anzi. Costruiti per cercare di diminuire l'utilizzo di combustibili fossili e migliorare la qualità ambientale dei corpi idrici, in Veneto gli impianti idroelettrici rappresentano la fonte rinnovabile predominante di energia elettrica, con una percentuale che supera il 90% sul totale delle fonti rinnovabili regionali e il 33,9% sul totale della produzione elettrica regionale nel 2010. Nel corso degli ultimi anni la composizione degli impianti idroelettrici veneti è rimasta sostanzialmente intatta. Il 43% degli impianti è acqua affluente, il 31% a serbatoio, il 26% a bacino. Grazie alla particolare conformazione del territorio, è la provincia di Belluno a produrre da sola più della metà particolarmente dell'energia elettrica da fonte idraulica, seguita da Treviso e Verona. Questo, in provincia di Padova, ad esempio, è un tipico impianto di pianura che consente di risparmiare ogni anno 2.805 tonnellate di petrolio con un abbattimento di circa 6.600 tonnellate di emissioni di anidride carbonica. È un impianto ad acqua fluente, sfrutta una traversa che era esistente, costruita per salvare il ponte, e su un salto di all'incirca 8 metri e mezzo, con 60 metri cubi massimi di derivazione, produce una certa quantità di energia, chiaramente che risulta dalle precipitazioni annuali. In funzione dal 1992, la centrale ha una potenza installata di 4 MW. Se vogliamo in pieno 4 MW, diciamo 1000 nuclei familiari, tenendo conto dei 3 kW installati in un'abitazione, i 3 kW che poi è tutto relativo, è soltanto per avere un ordine di idee, perché chiaramente i grandi consumi non sono dati tanto dalle utenze domestiche, ma dalle utenze industriali. I ragazzi di questa seconda dell'Istituto Tecnico Statale Belzoni di Padova hanno invece visitato una delle più grandi ex discariche della loro provincia, quella di Roncaiette a Ponte San Nicolò, oggi riconvertita a Parco delle Energie Rinnovabili, che di fatto è una best practice a livello europeo. Oltre ad un imponente impianto fotovoltaico, il sito ospita anche serre solari per la disidratazione del percolato da discarica. I rifiuti sono stati conferiti dall'89 al 99 circa, dal 99 quindi questa discarica è chiusa, non vengono più portati rifiuti, viene comunque gestita per quanto riguarda la produzione di biogas, vedete i pozzetti neri che sono un po' inframmezzati a tutti i pannelli, sono circa un'ottantina, questo è l'8 B, questo è l'8 C e l'8 B. E il percolato, abbiamo appena visto un'altra cisterna che lo portava via, viene raccolto in questi pozzettoni perimetrali, ne vedete degli altri più grossi in calcestruzzo lì in fondo, e con un sistema automatico di accumulo viene portato ai serbatoi alle vostre spalle, da cui viene poi portato a depurazione. Nell'ambito della settimana dell'ambiente Veneto abbiamo colto l'opportunità di visitare due siti. Martedì siamo stati a Porto Caleri a visitare il giardino botanico litoraneo e oggi siamo qui a visitare questo impianto fotovoltaico. Ma ha due principali utilità: la prima riguarda proprio la formazione del cittadino come cittadino consapevole di quello che è il patrimonio della propria regione dal punto di vista ambientale.
e poi un'utilità proprio professionale, visto il tipo di indirizzo che ha questo istituto tecnico del territorio dell'ambiente, e quindi con una valenza di capacità di progettazione per poi realizzare impianti anche di questo tipo. L'impianto fotovoltaico installato ha una potenza di 1 megawatt ed è composto da 4.160 pannelli fotovoltaici installati su contenitori di plastica riciclata, posizionati direttamente a terra. Ogni anno permette di evitare l'emissione di 530 tonnellate di anidride carbonica e copre il 20% del fabbisogno energetico della linea del tram di Padova. I ragazzi hanno seguito con curiosità e interesse la visita guidata. Data la specificità del percorso di studi intrapreso, molti di loro sperano in futuro di trovare lavoro proprio in questo campo. Questo è un settore un po' ancora in fase di crescita. Ma direi che i nostri studenti si collocano un po' in vari settori, sia nell'ambito della pubblica amministrazione, sia nell'ambito della progettazione edilizia e anche comunque in questo settore. Per esempio, l'anno scorso hanno i ragazzi di terza realizzato proprio un progetto di un impianto fotovoltaico. Associato a questa speciale settimana anche il concorso fotografico Scatta l'ambiente, a cui hanno partecipato tutte le scuole coinvolte. Ogni classe potrà cimentarsi con un solo scatto relativo alla visita guidata effettuata e i vincitori saranno resi noti entro la fine del mese di aprile.